Va bene, buonasera. Per capire il nostro lavoro c'è una premessa da fare. La società Dante Alighieri di Salisburgo opera in una città con una fortissima tradizione musicale. La città di Mozart attira moltissimi italiani, moltissimi giovani musicisti italiani che arrivano qui per studiare e per fortuna qualcuno di loro si ferma. Ed è così che nel nostro staff, fra i nostri insegnanti o i nostri collaboratori, possiamo contare un compositore, due pianiste, una soprano e abbiamo dei contatti anche con molti altri giovani musicisti che operano in questa città. E naturalmente è così che è nato anche questo progetto. La pianista Francesca Cardone, è l'ideatrice del progetto, oltre che l'interprete principale, dei brani di Liszt. Liszt in Italia è un progetto che ci ha affascinato dal primo istante e non è difficile capire perché, basterebbe il nome di Dante a giustificarlo, in questo momento in cui il nostro grande poeta gode di un trend così favorevole. Ma in realtà ci sono delle motivazioni culturali anche molto più profonde. Ripercorrere l'itinerario culturale di un romantico dell'Ottocento come Franz Liszt, che scopre l'Italia, scopre il nostro paese, la sua cultura attraverso i suoi grandi classici, sia in campo letterario, sia in campo delle arti figurative, Dante, Petrarca e poi Michelangelo, Raffaello, Salvator Rosa. È un itinerario, è un percorso culturale affascinante anche oggi. E così. È anche un progetto che consente di coniugare diversi linguaggi, il linguaggio musicale con il linguaggio dell'arte figurativa e con il linguaggio della poesia e della letteratura. Questo era anche un principio di Liszt, anche lui era convinto che la musica dovesse entrare in dialogo con queste altre arti, con la letteratura, con la poesia e con l'arte figurativa, realizzando una sintesi superiore. Ed è per questo che questo progetto consente di sperimentare, consente delle forti sintesi anche in questi campi, che ha coinvolto e catalizzato le forze di molte persone del nostro comitato della Dante e che dimostra ancora una volta quanto siamo creativi e quanto siamo capaci di fare nel trasmettere la nostra lingua e la nostra cultura nel mondo, anche in una città così importante, così centrale per la musica come Salisburgo. La ringrazio molto.